Il Marsala espugna il centro sportivo universitario di Palermo battendo il Cusso per 3-1. Andiamo a mostrarvi le immagini. Al pronti via subito in vantaggio gli azzurri, al secondo il gol di Candiano. Si apre la difesa avversaria, lo stesso Candiano entra in area, defilato sulla destra, esplode il suo destro e arriva il vantaggio azzurro, un vantaggio che taglia subito le gambe agli avversari che non si aspettavano una partenza così fulminea degli azzurri, che passano con il raddoppio. Ancora una volta il gol, ritorna alla rete Davide Testa che sfrutta un'altra indecisione difensiva, balbetta la retroguardia avversaria, Testa guadagna la sfera, dribbla Premuda e deposita il pallone in rete. Tra la gioia dei suoi compagni, il ritorno a gol di Davide Testa, prestazione importante, encomiabile quella di oggi, quella dell'attaccante azzurro come di tutta la squadra. Al 22esimo però il gol di Caronia che infrange il sogno azzurro di continuare l'inviolabilità della porta di Cheba. Dunque arriva il gol con questo bolide dalla distanza. Al 31esimo il Marsala però può triplicare con Manfre che entra in aria, il suo tiro termina a lato e con le immagini di Peppe Maltese e la voce di Nicola Donato andiamo al secondo tempo. Al quinto Premuda para su tiro di Manfre. Al 12esimo calcio d'angolo di Correnti, Amato di testa, il pallone termina alto. Al 21esimo Candiano in contropiede ma Premuda è bravo a parare. Al 37esimo ancora Premuda para negando il gol agli azzurri e poi in zona Cesarini il gol di Falsone, il 3-1 finale. Gli azzurri dunque portano a casa l'intera posta in palio segnando 3 gol, facendolo in maniera molto importante perché al pronti via già in vantaggio di 2-0 hanno dimostrato la loro forza anche nella gestione della gara concedendo pochissimo agli avversari e poi nella ripresa legittimando il risultato con alcune pregevoli azioni e poi il gol in chiusura di Falsone.